Questa, amici, è una delle tante cabine di proiezione di quel meraviglioso complesso tecnico che è Cinecittà. Avrete già capito, suppongo, che stiamo per sfogliare insieme il capitolo cinematografico della mia carriera. Il cinema, lo confesso, mi piace e mi appassiona. Mi piace naturalmente colonna sonora a parte perché mi permette di recitare, di interpretare il carattere di un certo personaggio. E mi appassiona soprattutto per una ragione, perché divulga, diffondendoli nei paesi più remoti, molti di quegli spettacoli riservati di solito agli eletti di poche città. Da Botta e Risposta, che fu il primo a C'è un sentiero nel cielo che ho appena finito, ho girato finora 14 film. Vorrei qui ricordarvi alcuni titoli: Canzone proibita, Canzone d'amore, Guaglione, Serenata per 16 Biondo, Primo amore, Ore 10, Lezione di canto, Canzone del destino e Sette canzoni per sette sorelle. Questo è il mio repertorio cinematografico fino al 1957. Purtroppo, come sapete, il cinema è una grande macchina, una macchina che produce e divora merce in quantità enorme. Ecco perché accanto a molti film veramente degni figurano a volte delle pellicole meno buone, anche se spesso commercialmente apprezzabili. Uno dei miei sogni proibiti, voglio proprio dirvelo dato che siamo in tema di confessioni, è di interpretare un giorno tutto un film senza cantare. Uno potrà pensare a un eccesso di presunzione, ma vi assicuro, non è così. Spero proprio di farlo, quel famoso film, e di farlo bene. Per ora comunque permettetemi di presentarvi uno dei tanti motivi tratti dalla serie Villa 1 e 2, attore e cantante. Conduce dove la pace, dove l'amor, nel celeste suo velo s'affaccia un angelo, vuole dire ad ognuno che c'è un destino per ogni la vita non è perduta per chi ama ancora. C'è un sentiero nel cielo che i cuori illumina, in tanta luce c'è tanta pace, c'è tanto amore. La vita non è perduta per chi ama ancora. C'è un sentiero nel cielo che i cuori illumina, in tanta luce c'è tanta pace, c'è tanto amore. C'è un sentiero